Finalmente la terza stagione di AOT è uscita, ragazzi. Innanzitutto comunque voglio ringraziarvi moltissimo per il feedback che c'è stato nel video di ieri, quella sorta di video dove appunto vi ho fatto vedere il PC di Levi, il primo video effettivo riguardante una configurazione in collaborazione con i ragazzi di BPS Computer. Quel computer lì, ragazzi, non è mio, è acquistabile da voi, perché il mio computer è tipo quello là, il Barone Rosso, ma ve lo mostrerò perché comunque, ripeto, sto lavorando tantissimo per il canale in questo periodo. Comunque non vi preoccupate. Per quello che riguarda comunque altre domande, raga, soprattutto per il discorso della spedizione in Svizzera, perché un ragazzo mi pare che l'abbia chiesto, non preoccupatevi perché ci stiamo organizzando. Poi, oltre a questo, so che sono piaciute moltissimo le magliette, quelle lì che appunto ci aveva scritto a Kenny. E se volete, siete interessati, magari potremmo comunque farle. E farle comunque vorrebbe dire anche magari farvi avere voi, cioè nel senso, se siete interessati potete magari pure acquistarle. Se vi piace come idea, fatemelo capire un po' con il sondaggio, no, qui in alto a destra, e ditemi insomma se proprio può piacervi come maglietta. Detto questo, comunque, ragazzi, partiamo con l'analisi della prima puntata, del primo episodio di Attack on Titan, la terza stagione. Devo dire che comunque guardandola mi è piaciuta moltissimo, perché voglio dire, adesso la sto comunque riguardando qua nell'altro schermo. Diciamo che fondamentalmente i disegni sono quelli rimasti un po' in linea con quello che è lo stile di Attack on Titan, comunque coi bordi, diciamo così, neri, ritagliati molto bene, ci stanno. Per quanto riguarda la opening, ragazzi, adesso mi voglio effettivamente muovere e dire comunque la mia. Allora, fondamentalmente la canzone a me piace, mi è piaciuta la prima volta che l'ho ascoltata, e qui diciamo che sembra essere molto ma molto più bella per il contesto in cui sono, diciamo, inframmezzate le immagini con la canzone, cioè il testo. Allora, diciamo che la terza stagione sarà più incentrata sui rapporti umani che ci sono tra le persone. Infatti qui si vede chiaramente dall'opening, perché c'è il rapporto comunque tra Levi, c'è il rapporto con Kenny, con Erwin il suo padre, che lo vedremo. Poi comunque anche il rapporto che c'è tra Mikasa, Armin e lei, Coso ed Eren, sarà, diciamo, sviluppato ancora di più. Sarà molto molto bello comunque, ragazzi. Cioè, adesso voglio anche un po' sapere cosa ne pensate voi. Secondo me ci sta. E comunque non pensiate che allora perché vedete così tanto rapporto tra le persone non ci sia comunque azione in questa stagione. Anzi, ce ne sarà probabilmente di più rispetto alla seconda, sicuramente. Nonostante la seconda abbia avuto comunque un opening che secondo me, cioè, era troppo... non lo so, cioè ti confondeva, perché tu magari ti aspettavi delle robe e poi dopo non sono avvenute. Quindi piuttosto preferisco una opening del genere io. Comunque diciamo che il capitolo inizia con la 104esima unità, comunque tutto il corpo cadetti, in un cottage. Che questo cottage qua, tra virgolette, è abbastanza segreto, perché diciamo che Eren e Historia comunque saranno i protagonisti di questo capitolo, e comunque i prossimi capitoli, o comunque l'arco narrativo della rivolta che vedremo nella prima parte di questo anime qua, di questa terza stagione. Nel cottage comunque si possono vedere Eren che litiga ovviamente con Jean per un discorso di pulizia comunque del cottage. Poi dopo, adesso scusatemi ma sto leggendo qui, poi c'è Historia, Mikasa che comunque prendono la legna, poi c'è Armin, Sasha che parlano, soprattutto per quanto riguarda comunque anche il discorso di Sasha, si vede che prende una patata, molto interessante anche lì, una classica citazione. E dopodiché arriva Levi, e che Levi qui proprio è il punto più importante all'interno poi dopo di questo capitolo, ma anche di questa scena qui, perché è quello che, diciamo, comanda la 104 dentro questo cottage, scusatemi. Tuttavia Levi vuole iniziare subito con l'addestramento, e per addestramento si intende comunque prendere Eren e portarlo al di fuori per cercare di capire meglio l'indurimento, perché ricordiamo che Eren potrebbe indurire il suo corpo da titano per poi chiudere la breccia all'interno, insomma, del distretto di Shiganshina. Tuttavia Eren si stanca molto, e infatti la sua trasformazione qui si vede che è molto molto forzata, perché non raggiunge neanche i 10 metri di altezza ed è molto magro, quindi si vede che era proprio, diciamo, stanchissimo. Infatti lui, quando è attaccato al titano, fa fatica poi a staccarsi, sembra quasi che i due si riescano a fondere dopo tanti utilizzi del titano. Si vede che proprio quando tu arrivi al limite la tua mentalità tra persona e titano va a fondersi, e questa è una roba negativa che comunque è stata specificata meglio nel manga. Tra parentesi, comunque, per chi ha letto il manga, ci saranno state alcune cose che non sono state né trattate né tantomeno specificate, ma che comunque verranno specificate da me nella serie del manga, che comunque stavo pensando di farlo uscire mercoledì, che è quella proprio dove vedremo questo capitolo qui dell'anime e vedremo poi dopo cosa è stato all'interno del manga, ok? Per vedere cosa hanno tagliato nell'anime, cioè nel manga, scusatemi, in favore dell'anime.
Tuttavia, dopo l'addestramento di Eren, Levi va al distretto di Trost con l'obiettivo di informare Erwin del fallimento e degli effettivi fallimenti che sta riscontrando appunto Eren nel discorso della chiusura delle mura. E Erwin qui si domanda come mai allora la gendarmeria vuole comunque Historia e Eren, soprattutto Historia, perché Historia, ok, è figlia di un nobile, la famiglia Reis, ma come mai questa famiglia è così legata al mondo di AOT, alle tre grandi città e alle mura? Quindi c'è, cioè, questa famiglia è una nobile, ripetiamo, ma non si capisce il legame, capito? Perché è così importante? Tuttavia, prima che Levi partisse, ok, per Eowyn, vediamo che comunque ci sono delle persone che stavano guardando l'addestramento di Eren insomma a grande distanza, perché probabilmente li stavano spiando, probabilmente mandati da qualcuno. Oltre a questo c'è una scena molto importante che però non è stata specificata moltissimo dell'anime, che io avrei comunque fatto vedere un po' di più, è che il reverendo Nick, ve lo ricordate, riceve delle visite e poi dopo lì la scena si blocca. Dopodiché la scena si sposta di nuovo al cottage, ok, della 104esima, ed Eren si risveglia dopo, insomma, i vari test che aveva fatto. Tutti gli dicono: ti senti bene? Come te senti? Eccetera eccetera. E lui comunque afferma di sentirsi bene, e di conseguenza poi dopo parla con Historia e soprattutto gli fa dei complimenti a Historia. Gli dice: guarda, adesso mi piace molto di più come sei tornata adesso, nel senso, tu sei la vera Historia, la vera Crista, perché quella di prima sembrava una finta buonista che poteva dar fastidio. E i due parlano poi degli effettivi obiettivi, perché comunque Historia dice: io non ho più un obiettivo adesso che comunque, vabbè, Ymir è andata via, ma è molto demoralizzata dalla partenza di Ymir. Però comunque i due si fanno forza l'un l'altro e dicono: tutti e due dobbiamo parlare con Ymir per tante cose, una per uno per l'altra, quindi dovremmo veramente metterci nell'ordine delle idee che abbiamo delle cose da fare, non buttarci giù, perché non possiamo buttarci giù. Dopodiché c'è l'arrivo di Angie, che comunica la morte, ok, del reverendo Nick a Levi e a tutta la 104esima. Ve lo ricordate, no, che vi avevo spiegato che proprio 2 minuti fa, no, che il reverendo Nick aveva ricevuto delle visite, e queste visite qua probabilmente erano quelle dei suoi assassini. Infatti Angie sospetta che la gendarmeria centrale, ok, che praticamente è un corpo della gendarmeria ancora più d'élite, che si occupa principalmente delle questioni interne politiche, no, quelle delle mura, quindi roba abbastanza scottante. Come detto, sembra che abbia voluto eliminare Nick perché quest'ultimo probabilmente ha rivelato qualcosa all'armata ricognitiva, quindi a Angie e a Levi, che non dovevano sapere. Infatti Angie c'ha un bellissimo discorso, una bellissima conversazione con uno dei due assassini, che praticamente, cioè, non ci vuole niente per capirlo. Gilles Sannes, ricordatevi questo nome qui, scusatemi la pronuncia se l'ho detto sbagliato, perché quando Angie gli tocca la mano capisce che le sue nocche sono tutte rovinate, perché probabilmente ha soccato di botte il reverendo Nick. E una cosa che però è molto importante è che il reverendo Nick non aveva più le unghie, e questo è molto molto importante, perché comunque Levi capisce che in base a questo il reverendo Nick non ha informato i suoi assalitori di niente, perché i suoi assalitori l'hanno torturato con l'obiettivo di sapere probabilmente cosa aveva detto il reverendo Nick all'armata ricognitiva. Ma se una persona parla principalmente quando gli levi già la prima unghia dal dolore. Se uno se le tiene tutte, comunque le levano tutte, vuol dire che non ha aperto bocca. Quindi diciamo che l'armata ricognitiva è al sicuro, perché la gendarmeria centrale non sa poco niente. Tuttavia al cottage, no, dopo l'arrivo di appunto Angie, arriva un'altra soldatessa di nome Nifa, che comunque ha una lettera del comandante Erwin per il capitano Levi. Su questa lettera qua c'è scritto che la gendarmeria centrale, ormai, siccome che non ha più saputo niente dal reverendo Nick, ha deciso di rendere pubblica la cosa, e quindi vogliono, ok, che gli si vengano affidati Eren e Historia. In questa lettera tra l'altro c'è anche detto che la gendarmeria centrale, vi ricordate che aveva quelle persone che avevano, diciamo, spiato Eren, no, dall'alto, avevano capito che comunque probabilmente Eren era lì in questo cottage, quindi stavano arrivando lì. Infatti Levi con la 104 decide di scappare, e per fortuna ce la fanno in tempo. A questo punto diciamo che Levi dà il via a uno dei piani più importanti per questo capitolo qua, e in questo modo qui cosa sa? Si dividono praticamente le forze. Allora Eren e Historia, quelli veri,
diciamo che vengono tenuti nascosti dentro un camion, mentre un camion, scusatemi, una carrozza, mentre comunque i finti, no, Eren, che sono appunto Jean, che fungerà da Eren, e la finta storia, che sarà appunto coso Armin, verranno messi, diciamo, in bella vista, in modo che comunque, siccome che sono facilmente riconoscibili, siccome che appunto la gendarmeria li cerca, li potrà trovare facilmente, perché i due team, insomma le due squadre, dovranno andare a Trost, perché Trost hanno delle cose da fare anche con il comandante Pixis, ma comunque questo lo vedremo più avanti, non c'è problema. Prima di partire comunque Eren fornisce una lettera molto importante a Angie, che quest'ultima purtroppo non ha il tempo di leggere adesso. In questa lettera qua ci sono delle parole che Eren si è ricordato, che gli ha detto comunque Berthold, e che comunque vorrebbe che proprio Angie ne sapesse, fosse al corrente, quindi è una lettera molto importante, comunque vedremo più avanti. Ma prima comunque che la scena si conclude, si vedano in lontananza i piedi di due persone, comunque c'è, cioè, in primo piano in lontananza comunque il cottage, una persona, una del sesso femminile, una ragazza, una donna e un uomo. Questo uomo qua sarà molto importante, perché comunque è una persona veramente veramente figa. Quindi, ricapitolando, Levi dovrà guidare il gruppo, ok, quello dei finti Eren e la finta Historia, nelle strade comunque di Trost, mentre comunque un'altra scorta, ok, scorterà una carrozza, no, dove al suo interno ci saranno Eren e Historia, e questi due verranno portati probabilmente dal comandante Pixis, quelli veri. Diciamo che Levi dovrà capire, più che altro usare come esca questi due, come Armin e Jean, no, per capire chi sono effettivamente i mandanti e chi c'è dietro a questa cosa. Quando arrivano a Trost, comunque, diciamo che si trovano in una situazione un po' scomoda, perché il re, ok, re Fritz, ha deciso di dare il 60% delle sue risorse alimentari al popolo. E infatti c'è una parentesi dove si vede il re Fritz e il Rod Race, nel senso l'uomo dietro alla maschera, no? Allora, fondamentalmente tu non sai che è Rod Race questo qui, però lo puoi capire. Diciamo che lo si sente parlare, e chi lo capisce. Comunque, nel mentre Levi, Mikasa e Connie, Sasha e Armin nei panni di Historia e Jean sono nelle vie di Trost, Jean e Historia, e comunque Armin, Jean e Armin meglio dire, vengono rapiti da un gruppo di assalitori che praticamente passano con il carro e prendono appunto Armin e Jean e li portano in un magazzino, no? Ovviamente Levi e Mikasa e tutti quanti già lo sospettavano, quindi erano preparatissimi per sta cosa, li inseguono dandogli comunque del vantaggio, in modo che comunque i rapitori capissero di non essere inseguiti, e una volta arrivati al magazzino Levi e Mikasa entrano dentro, più che altro Mikasa, perché poi dopo Levi dice: bene, allora noi abbiamo scoperto che comunque qua ci sono gli assalitori, non mi sembra comunque il classico modo che ha la gendarmeria centrale di condurre i suoi affari, quindi boh, io vado da Eren e Historia, quelli veri, perché mi puzzano. Tu intanto comunque Mikasa libera Armin e Jean e vedi di scoprire qualcosa, e così succede. Il problema è che questi qui, aveva ragione Levi, non sono delle persone, cioè questi rapitori non sono dei rapitori, cioè voglio dire, sono quattro gatti presi e messi lì da qualcuno. Infatti questi rapitori qui poi dopo saranno molto importanti per i prossimi capitoli, e vedrete, vedrete, vedete. Comunque, allora Levi intanto raggiunge il gruppo, quello segreto, no, quello dove c'era la carrozza e c'era Nifa, no, che comandava tutto, ve la ricordate, quella della lettera, e lì gli spiega a Nifa che fa tutta la situazione, comunque mi sembra un po' strana, perché questi non mi sembrano i metodi che ha la gendarmeria centrale di condurre i suoi affari, quindi bisogna un attimo capire cosa sta succedendo. E in quel frangente lì poi dopo succede la cosa più assurda, perché proprio prima di effettivamente succedere questa cosa, Levi dice: tu conosci Nifa, un certo Kenny lo squartatore, che si dice sia una delle persone più potenti, no, nel mondo, nell'universo di AOT? E Nifa fa: sì, lo conosco, è una persona abbastanza potente, cioè nel senso un guerriero abbastanza forte, che però c'è una leggenda, no? E Levi dice: no, io sono cresciuto con lui. E proprio nel mentre finisce questa frase si vede arrivare un colpo di pistola, ok, a Nifa, che gli spacca la testa. Ma prima di questo si vede proprio in sottofondo, cioè nel senso sullo sfondo, no, una persona che viene su dal tetto, perché ovviamente Levi e Nifa erano proprio sopra un tetto, perché è da lì che comunque stavano pedinando bene la cosa del carro. Il carro era per terra, insomma sulle strade, loro dal tetto. Ecco, arriva questa persona che gli spara e uccide Nifa, e ovviamente è coordinatissima con altri membri della sua squadra, che questi qua cosa fanno? Eliminano tutta la squadra di Levi, quella che comunque avrebbe dovuto scortare Armin, scusatemi, Historia, quella vera, ed Eren. E lì poi dopo
si vede chiaramente la figaggine di questo personaggio che salta e con tipo il meccanismo tridimensionale, però con delle pistole molto interessanti. Cosa succede? Attacca Levi e Levi in tutta risposta gli ovviamente gli risponde e gli urla Kenny. E questa è una cosa fighissima, perché comunque qui si conclude l'episodio e ora sappiamo bene o male, diciamo, chi è questo Kenny. Allora, diciamo che mi è piaciuto moltissimo perché l'outro è molto bella, che comunque, diciamo, compare come nei film, no? Cioè che tu vedi, vai, l'immagine continua ad andare, l'anime e la puntata va, ma comunque vedi i titoli di coda in sovraimpressione, è figo senza lo schermo nero, no? Mi è piaciuto, onestamente mi è piaciuto questo piccolo dettaglio, questa è una chicca. E cos'altro volevo dirvi? Volevo dirvi che comunque io ho trovato questo capitolo abbastanza lanciato, voglio dire, c'è qualcosa veramente, non si sono persi in chiacchiere. Allora, tante cose non sono state introdotte, ma io credo che comunque verranno introdotte più avanti, perché sono molto importanti. Chi mi ha capito, mi ha capito. E lo vedremo comunque anche nella serie del manga, non vi preoccupate. Detto questo, comunque ragazzi, se il capitolo vi è piaciuto, un po' ditemi un po' cosa ne pensate. Se riuscissimo ad arrivare a 1000 like, come vi ho detto all'inizio del video, magari ne sarei veramente, veramente contento. E insomma, noi ci rivediamo comunque mercoledì. Adesso devo realizzare comunque questa storia, no, del manga, così, ma ho già capito bene come poterla un attimino incastrare, farla e realizzarla. Non preoccupatevi. Ditemi un po' cosa ne pensate e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ah, mi raccomando, seguitemi su tutti i miei social e non vi preoccupate che comunque presto ci saranno novità su AOT. Alla prossima, ragazzi.